La realizzazione del nostro alberello abbiamo bisogno di avanzi di filato. Io userò della lana acrilica che andrò a lavorare con l'uncinetto del numero 4. Voi, in base al filato che userete, adatterete l'uncinetto. Avremo bisogno anche di rotolini o cartoncini o qualsiasi cosa si presti per andare a creare un cono o, se ne avete a disposizione, dei coni di polistirolo, dello scotch e tanta, tanta fantasia. Scelto il cono che vorremmo usare, andiamo a prendere la misura e lo facciamo in questo modo. Prendiamo il filo che useremo, partendo dalla punta andiamo ad avvolgere tutto intorno al cono fino a raggiungere la base. Andremo poi a misurare il filo e quella sarà in centimetri la nostra base di partenza. Andremo a misurare il filo e per il cono che io ho scelto avrò una partenza di 122 centimetri. Scelto il cono da rivestire e stabilitane la misura, partiamo con la nostra lavorazione. È una lavorazione molto semplice che si compone di soli due giri, l'avvio e il giro di rifinitura. Vi vado a mostrare su campione l'avvio del lavoro. L'avvio saranno tanti piccoli moduli che andrete a ripetere per quanti sono i centimetri della vostra lavorazione. Andiamo a fare il nostro cappietto iniziale e lavoriamo 3 catenelle, una, due e tre. Carico il filo, vado nella prima catenella che ho lavorato, estraggo e chiudo la maglia alta. Di nuovo 3 catenelle. Carico il filo
entro nella prima catenella, estraggo e chiudo la maglia alta e continuo in questo modo ripetendo i moduli fino a raggiungere i centimetri che mi occorrono. Una volta che abbiamo lavorato i moduli per i centimetri che ci occorrono, iniziamo la nostra lavorazione vera e propria. Lavoriamo una catenella, entriamo nell'archetto del primo modulo e lavoriamo un punto basso. Carichiamo il filo, rientriamo sempre nello stesso archetto e lavoriamo un punto alto. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nella prima catenella di lavorazione, estraiamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro un secondo punto alto. Sette catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro nella prima catenella e chiudo con un punto bassissimo. Carico il filo, rientro nell'archetto, lavoro un terzo punto alto. 7 catenelle, 2, 3, 4. 5, 6 e 7, entro nella prima catenella di lavorazione, chiudo con un punto bassissimo. Carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro un quarto punto alto. 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vado nella prima catenella. Estraggo il filo e chiudo con un punto bassissimo. Vado a chiudere la sequenza rientrando nell'archetto e lavorando un punto basso. Questo è il punto di ripetizione che andremo a lavorare in tutti i moduli. Vi faccio rivedere. Vado nel modulo successivo e lavoro un punto basso. Carico il filo, entro nell'archetto e lavoro un punto alto. 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro nella prima catenella lavorata e chiudo con un punto bassissimo. Carico il filo, entro nell'archetto, un punto alto, 7 catenelle, vado nella prima catenella e chiudo con un punto bassissimo. Carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro il terzo punto alto, 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7, vado nella prima e chiudo con un punto bassissimo. Carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro l'ultimo punto alto. Le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro nella prima e chiudo con un punto bassissimo. Vado a terminare la sequenza rientrando nell'archetto e lavorando il punto basso. E continuo in questo modo per tutti i moduli della mia lavorazione. Attenzione a montare la striscia con il dritto fronte a voi.
Il nostro alberello è pronto. Lascio a voi la facoltà delle decorazioni. Io lo lascerò così perché ne ho fatti altri e andrò a fare una piccola composizione. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, condividete e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto per i prossimi tutorial.